Buonasera a tutti, continuiamo la visita di Torino, siamo diretti al Castello del Valentino. Il Castello del Valentino, così come il parco in cui si trova, deve il suo nome alla regione su cui sorge, il Vallantinum, una valle solcata da un corso d'acqua. All'inizio era una semplice villa fluviale affacciata sul Po, ma nel 1564 venne acquistata da Emanuele Filiberto. Nel 1620 Cristina di Francia, la Madama Reale, diede inizio alla sua trasformazione in dimora di delizia, di chiara ispirazione francese. Secondo la leggenda, la Madama usava il castello per incontrare i suoi amanti, per poi gettarli in un pozzo. Negli anni 40 del Novecento venne colpita da diverse bombe e vi furono quindi diversi interventi di ristrutturazione. Durante i 20° Giochi Olimpici Invernali che si sono tenuti a Torino, il castello fu sede di Casa Italia, il quartier generale della Spedizione Azzurra. Oggi il castello è patrimonio dell'UNESCO e sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Il castello è momentaneamente chiuso causa Covid, ma anche solo vederlo dall'esterno è molto affascinante. Usa il codice ROSI25 per ottenere il 25% di sconto sugli acquisti nella boutique online a kioka.ca. Troverai anche il mio nuovo guinzaglio. Se lo show vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo venerdì prossimo alle 21. Ciao!